Perugia-Milano in 20 minuti, possibile, possibilissimo se a viaggiare sono per esempio 5 kg di mele sparate a 1000 km orari di velocità. Mele come bottiglie, libri, vestiti. Sta per nascere un nuovo sistema di trasporto per merci leggere. Si chiama PipeNet e il suo papà è un professore perugino. Una rete di tubi, detto così sembrerebbe una cosa banale, in realtà è una rete di tubi tecnologica molto avanzata che ha al suo interno diciamo un motore elettrico lineare per spingere degli oggetti, anzi delle capsule, all'interno delle quali possono essere messe delle cose da trasportare. Questione di tubi al cui interno delle pompe creano il vuoto e via. PipeNet si snoderà lungo le arterie ferroviarie e autostradali, minimo ingombro, minimo dispendio energetico, zero inquinamento. Un'idea, quella dell'equipe del professor Cotana, brevettata 2 anni fa e che la prossima settimana verrà ufficialmente presentata a Roma, alla presenza del ministro dell'Ambiente Altero Matteoli. Un'idea, una collaborazione tra l'Università di Perugia e l'Ansaldo Breda Trasporti. Un'idea di più. Potrà diventare realtà? Allora, le do due risposte. La prima è una battuta. Io vengo dal futuro e le assicuro che nel 2050 di PipeNet non se ne può fare a meno. La seconda, torno nel presente e dico, io auspico che politici, governanti, ma soprattutto il mondo industriale capiscano l'importanza di investire nella ricerca applicata.